Amici di Sportisili, appassionati di calcio giovanile, bentrovati allo stadio Franco Lomonaco di Palermo per la sfida valida per la 15ª giornata del campionato Juniores regionale Under 19 di fronte alla Parmonval e il CUS Palermo. Ora la battuta di guida verso il cuore dell'area, stacca Capizzi, la palla diventa buona, attenzione a Di Giovanni, fermato con una mano secondo i giocatori del CUS, non secondo l'arbitro. Non esce vincitore il CUS con Mario Guida, lancia in avanti verso un Diemi, il controllo, un Diemi sul fondo, converge un Diemi, ancora un Diemi, alla palla sul destro e l'intervento da parte di Brocco a salvare ancora la Parmonval, scatenato Tony un Diemi in questa azione. La battuta di un Diemi, palla che spiova dentro l'area di rigore, colpita all'indietro, poi c'è l'uscita del portiere e c'è il gol del CUS Palermo che sblocca il risultato. Potrebbe essere stato Pappalardo, in ogni caso quel che conta è che si è sbloccata la partita. La battuta di un Diemi dalla bandierina, palla che spiova verso l'area di rigore allontanata, poi Pappalardo la gira, pallone che si perde fuori, buon tentativo. Pallone lungo, colpo di testa ad allontanare, poi Castronovo protegge per Guida. Tocco sbagliato di Guida che poi cerca il drop col sinistro, si inserisce Giannone, il dribbling di Giannone, la palla rimane lì. Mamone al tiro, il palo! Occhio però alla palla recuperata da Undiemi. Undiemi esce al fuorigioco Mamone, Undiemi va in uno contro uno con Ioppolo, serie di finte, Undiemi la palla sul destro, cerca il tiragiro, diventa un cross! Per il colpo di testa di Giannone, palla fuori, non di molto. Barriera a 2 per Brocco, c'è il fischio dell'arbitro, Undiemi propone al centro una bella palla, attenzione perché c'è Fucile che perde il tempo per il tiro, poi Di Giovanni tiro deviato e alla fine Brocco blocca la sfera. In avanti Baldè, allontana Capizzi sui piedi di Castronovo che non riesce ancora a prolungare, attenzione però a Mamone che può partire in contropiede, Mamone su di lui Sanalitro, ancora Mamone se ne va con la sua velocità, Mamone il destro, blocca Brocco senza problemi. Tanto qui recupera una bella palla San Filippo che può lanciare verso Vinci, la posizione è regolare, c'è l'avanzata, ancora Vinci, ingresso in area, Vinci a tu per tu con Brocco! Il 2-0 da parte del CUS mortifero in contropiede e allora cambia ancora il parziale al Franco Lomonaco. Ancora Mamone con il lancio dalle parti di Mazza che parte poi di essere regolare. Ancora Mazza davanti a Brocco e c'è il salvataggio da parte di Ioppolo. Corda resiste ad una carica, Corda cerca di far viaggiare Mazza sulla destra. Mazza con due compagni al centro, non controlla benissimo. Poi va sul fondo, mette al centro un Diemi anticipato anche da Corda. La palla si perde fuori, occasione per il 3-0 ancora sfumata. La Mantia cerca di far viaggiare Marchese sulla fascia, Giannone prova a dargli fastidio, anche Baldè a supporto del suo numero 10 che prova a passare in mezzo a due, va giù Marchese, Baldè alimenta l'azione, palla centrale, fa mai il dribbling, c'è la chiusura, palla che rimane lì e arriva il gol da parte di Scardina che a 2 minuti dalla fine riapre le ostilità e 2-1 al Franco Lomonaco con il gol di Scardina. La battuta corta, poi Antinori, il tocco per Corda, il tiro, la traversa ad un passo dall'1-3 ancora il CUS. Guadotto calcia lontano e per l'arbitro basta così, vince il CUS Palermo per 2-1 sulla Parmonval, vittoria pesantissima